Dunque, volete per favore prendere posto? Vi ringrazio. Dunque, benvenuti, benvenuti, welcome to our dear academic guests from abroad. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Benvenuti al convegno, mi sembra capire che il saluto vada portato per la larga maggioranza ai nostri colleghi italiani, a un convegno che c'è molto caro, il convegno sulla geologia delle Alpi, in onore di Giorgio Dal Piazza e di Francesco Paolo Sassi, Piazza di Francesco Paolo Sassi, maestri della geologia delle Alpi, che onoriamo con un convegno di questo genere, che è fatto insieme, come sapete, all'Accademia dei 40. Il presidente Emilia Chiancone parlerà subito dopo di me, a portare il saluto dell'Accademia, e l'Istituto Veneto, che vi saluta per mio tramite, mi chiamo Andrea Rinaldo, sono il vicepresidente dell'Istituto. Vi porto il saluto dispiaciutissimo del presidente Grado Ortalli, da immigrato a Venezia con problemi alle ginocchia, è stato operato da poco e aveva una visita di controllo a Bologna, per cui non è potuto essere presente, ma lo è certo naturalmente a Giorgio Dal Piazza, che è qui, e a Francesco Paolo Sassi, che credo ci ascolti e che ci veda in streaming, perché queste diavolerie moderne ci consentono di farlo. Certamente lo salutiamo, anche lui con noi, certamente in spirito. Un saluto particolare a Gian Antonio Danieli, già presidente dell'Istituto, che è qui e che con la cui presidenza dell'Istituto è partita l'organizzazione di questo convegno. In questi casi si fa poco, ma una cosa che si fa con piacere, e quando si rappresenta l'Istituto Veneto, che vi accoglie nella sua sede in questi convegni, è quello di cercare della documentazione che riguarda le discipline del convegno che si va ad aprire. In questo caso ho chiesto agli uffici una documentazione dei contributi che l'Istituto Veneto ha dato in tema di geologia. Ed è fascinoso, sono 3 pagine che vi risparmio, naturalmente. Però è una lunga, antica storia, sono 200 anni di tradizione accademica, molto bella, molto cosa. Non posso non nominare il lavoro di Giorgio Dal Piazza, del 1907, il nonno di Giorgio Vittorio, sulle Alpi Feltrine, lo studio geologico, che recentemente, a cura di Carlo Doglioni, è stato ristampato in copia anastatica, che è allora Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Le memorie sono una cosa di cui siamo molto orgogliosi, particolarmente importanti per la classe di scienze morali, ma che hanno una grande tradizione per la classe di scienze fisiche, altrettanto in particolare proprio per la geologia. E la tradizione degli atti dell'Istituto, ripeto, comincia nel 1845, in effetti la pubblicazione ancora di Antonio Zendrini, quindi di Angelo Zendrini, vi chiedo scusa, e procede fino ai giorni nostri. Anche molti convegni di geologia sono stati fatti negli anni, eccetera. Questo non so se inaugura, ma certamente continua la tradizione di collaborazione con l'Accademia dei 40, che ci onora, ed è veramente un piacere dare il benvenuto al Presidente Chiancone, che vi saluterà adesso. E volevo solo ricordare fra tutte le attività, la grande importanza che ha avuto la geologia anche in tempi recenti. Bruno Zanettin è stato Presidente dell'Istituto Veneto, a quello cui si deve l'acquisto, non eredità, di questo edificio, geologo, e l'ultima pubblicazione importante venne fatta in coincidenza con la mostra Cristalli e Gemme, che naturalmente è una cosa in cui fu molto attivo anche Francesco Paolo Sassi al tempo. Quindi ricordiamo con affetto e con considerazione anche Bruno Zanettin, appunto. Con questo rinnovo gli auguri di buon lavoro, io sarò presente per tutta la giornata, per interesse personale, per amicizia e affetto per i nostri festeggiati, naturalmente. E null'altro mi resta da dirvi se non che, appunto, tra l'altro è opportuno che io smetta rapidamente, perché molte cose avrei ancora da raccontarvi, però il rispetto dei tempi sarà importante per tutta la giornata. Vi ringrazio. La parola al Presidente dell'Accademia dei 40. Grazie. Un saluto a lei, Vicepresidente Rinaldo, ai membri dell'Istituto Veneto e un saluto particolare al Past President Gian Antonio Danieli, che a lui va anche un grazie particolare perché ha voluto che si tenesse qui a Venezia il convegno in onore di Giorgio Vittorio Dal Piazza e Francesco Paolo Sassi, che ci vede e dal quale va il nostro più affettuoso augurio di una pronta ripresa. Per noi 40, venire nel Veneto ha un significato particolare. Significa ritornare alle origini, significa ricordare la nostra accademia, fondata a Verona,
nel lontano 1782 da Antonio Maria Lornia, matematico e ingegnere idraulico, con il nome di Società Italiana, a indicare anche una meta politica da raggiungere. Il Lornia, infatti, nel primo numero delle Memorie Accademiche, pubblicate in quell'anno, scriveva che lo svantaggio dell'Italia è l'avere ella le sue forze disunite e che per unirle bisognava incominciare ad associare le cognizioni dell'opera di tanti illustri italiani separati. Pertanto, per sottolineare il carattere nazionale della società, Lornia stabilì che la sua sede dovesse seguire il presidente. Alla morte di Lornia gli subentrò come presidente l'astronomo Antonio Cagnoli, che intraprese molte iniziative. In base alla regola appena ricordata, trasferì la sede a Modena, cambiò la denominazione della società in Società Italiana delle Scienze detta dei 40, perché 40 era il numero di soci stabilito da Lornia. 97 aderì alla richiesta di Napoleone di trasferire nella Repubblica Cisalpina a Milano la sede della società, che nel frattempo si era affermata come unica voce degli scienziati italiani. Ma l'iniziativa che vorrei oggi mettere in risalto, perché ci conduce al legame di Francesco Paolo Sassi con l'Accademia, riguarda l'idea che, a partire dal 1866, ha portato all'assegnazione delle medaglie dei 40, le due medaglie storiche dell'Accademia. Siamo nel 1804 e propone di coniare una medaglia premio per i vincitori dei due concorsi banditi dalla società, quello per la matematica e quello per le scienze fisiche e naturali, e ne definisce il conio. Salto direttamente al 1866, quando presidente Carlo Matteucci le due medaglie dei 40 diventano i primi e unici premi governativi mai istituiti in Italia. Con un altro salto arriviamo a noi e alla recente assegnazione della medaglia per le scienze fisiche e naturali, la prima della mia presidenza, a Francesco Paolo Sassi. Un'occasione particolarmente piacevole, perché non vedevo il festeggiato da diversi decenni, direi, da quando direttori di centri di studio del CNR ci incontravamo a Roma, assidui frequentatori delle riunioni indette da Mario Mammi, un altro amico padovano che molti dei presenti sicuramente ricordano. Per colmare le enormi lacune della mia storia dell'Accademia e allo stesso tempo ricordare a Franco questa giornata, ho pensato di regalargli il volume di Giuseppe Penso che la storia della nostra Accademia racconta compiutamente. Per Giorgio Vittorio Dal Piaz la situazione si ribalta, nel senso che personalmente l'ho conosciuto solo nei pochi anni della mia presidenza, mentre il suo legame con l'Accademia discende per i rami, o per usare un termine più scientifico, è genetico. Giorgio Vittorio, infatti, caso più unico che raro, è il terzo membro della famiglia Dal Piaz ad essere eletto socio dei 40. Il primo è stato il nonno Giorgio, eletto nel 43, seguito dal padre Giambattista, eletto nel 71, e poi da Giorgio Vittorio. Questo pedigree non potevo certo pensare di regalargli la storia dell'Accademia di Giuseppe Penso. Ho fatto quindi ricorso alle cartelle dei due avi custoditi nel nostro archivio storico, e ne ho tratti alcuni documenti che spero Giorgio non possieda e che gli faccia piacere invece avere. Se anche li possedesse, vorrei che li considerasse un segno concreto della mia amicizia e stima. Comunque, occasioni come quella di oggi non devono servire solo per indulgere ai ricordi del passato, ma anche per stabilire, per capire se le ricerche e gli studi ai quali abbiamo dedicato la nostra vita sono destinati a rimanere sepolti su scaffali polverosi di biblioteche o più modernamente in archivi digitali, oppure se possono essere fonti di ispirazione e di stimolo per giovani studiosi che le riprendano e le proseguono. La ricchezza degli atti di questo convegno, e colgo così l'occasione per ringraziare la Società Geologica Italiana che le ha pubblicate online e il dottor Fabio Petti che con grande dedizione li ha predisposti, la ricchezza di questo convegno, dicevo, e la presenza in sala di molti giovani dimostrano Francesco Paolo e Giorgio Vittorio si applica la seconda ipotesi e di questo ritengo dobbiate essere fieri e orgogliosi. Grazie.
Bernardo Cesare per l'introduzione dei lavori. Seguirà quindi la parola e la presidenza ad Annibale Mottana. Grazie. Buongiorno a tutti, io vi porto degli altri saluti che quelli sono quelli della parte sottostante del programma e innanzitutto anche da parte di Elisabetta Erba che è presidente della Società Geologica Italiana e da parte mia, presidente della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, saluto tutti i presenti, in particolare i giovani che sono stati appena citati, perché questo evento può essere significativo in particolare per loro e ricordo che sia Francesco Sassi che Giorgio Vittorio Del Piazza sono stati presidenti delle nostre società. E poi porto il saluto del direttore del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, la professoressa Cristina Stefani, che per impegni può venire. E come ben sapete, i due festeggiati hanno costituito e continuano a costituire due pilastri delle geoscienze padovane e hanno proseguito un'eredità importantissima di geologia e petrologia dei basamenti cristallini che speriamo, noi che ci lavoriamo ancora in quel dipartimento, di poter continuare. E infine la cosa più importante è che, come già stato detto, Francesco Sassi non può essere presente in quanto ha fatto di tutto, voleva firmare una liberatoria e fuggire dall'ospedale per venire qua, ma non è il caso. E quindi vi manda da parte mia i suoi più cari saluti e ringraziamenti, ringrazia tutti i partecipanti, ringrazia i vari oratori che si alterneranno oggi a parlare di svariati aspetti della geologia delle Alpi e ringrazia gli organizzatori che lo hanno citato sinora. Quindi io conto portargli il vostro saluto e il vostro omaggio, ma abbiamo appunto la diretta in streaming che consentirà a Francesco di vedere questi lavori. Grazie e buona giornata. Introduzione e la presidenza ad Annibale Mottana. Grazie Presidente. Io mi trovo in una situazione un po' imbarazzante perché sto portando in questo momento lo stemmino dell'Accademia dei 40 in quanto l'inizio di questo congresso è dai 40. Questo pomeriggio mi vedrete con lo stemmino dell'Istituto Veneto perché sono altrettanto orgoglioso di essere un membro dell'Istituto Veneto, però devo iniziare con uno stemmino che non ho portato con me, cioè a dire quello dell'Accademia dei Lincei perché come prima cosa vorrei leggere la lettera che ho ricevuto dal presidente dell'Accademia dei Lincei. Illustre Linceo, caro Annibale, ho visto che sarai relatore nel prossimo 20 novembre del convegno Geologia delle Alpi con un intervento da titolo Le Miche Chiare, eccetera. Che l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti e l'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei 40, hanno organizzato in onore di Giorgio Vittorio e Paolo Sassi, che hanno compiuto gli 80 anni. Ti sarò grato anche nella tua qualità di membro del Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei se vorrai portare ai nostri cari e stimati soci lincei, perché anche loro sono lincei, i rinnovati affettuosi auguri con un sentimento di riconoscenza per quanto fatto nella loro opera scientifica. Affido a te e alla tua competenza il mio desiderio che questo augurio si traduca anche in specifica accentuazione del contributo scientifico dei due colleghi. Un caro saluto, Alberto. L'ultima frase è per me. Dovrei elencare un elenco di sterminato di contributi creati, dati dai nostri due soci alle accademie. Ma proprio perché Sassi in questo momento mi sta, spero, guardando in streaming, voglio ricordare un grosso volume pubblicato a cura di Francesco Paolo Sassi nel 1998 sopra la struttura della crosta inferiore, d'Italia, il risultato di un grosso programma e questo nelle memorie dei 40. Ulteriori indicazioni sopra le grandi attività svolta per quanto riguarda Giorgio Vittorio Del Piazza, voglio solo ricordare che insieme organizzammo una escursione nazionale praticamente su tutte quante le clogiti che dalla Calabria fino al
all'Alto Adige si possono trovare, e quindi c'è un legame comunque che si distribuisce fra l'Italia e una parte di, su tutta l'Italia, e una parte di Alpi che si tiene d'Italia. Purtroppo il vero organizzatore del convegno, il professor Lauro Morten, ci ha oramai lasciato da tempo. Non direi di dover aggiungere altro. La migliore indicazione delle specifiche accentuazioni deriva da quelli che saranno i contributi dei singoli oratori di quest'oggi. E di conseguenza, con il consenso di Bernardo, io inizierei, e di Andrea, io inizierei a portare avanti la sessione odierna. La sessione odierna comincia con Roberto Compagnoni, Corundum Chlorite Alpine Retrograde Veins in the Layered Metagabbro of the Etirol Levats Continental Slice, Valtournanche, Aosta. Grazie. Buongiorno a tutti e un saluto particolare ai due festeggiati, anche a nome dell'Accademia delle Scienze, dal Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, di cui fa parte è parte attiva. Io sono onorato di essere qua perché tutti e due sono persone amiche che stimo molto, e devo dire che, non potendo scegliere due argomenti, in quanto io non ho mai lavorato nelle Alpi orientali, ho scelto un argomento specifico di una valle che il professor Dal Piazza conosce molto bene, che è la Valtournanche, ovviamente, lui che ha fatto la carta geologica 50.000, eccetera. E ho scelto un argomento molto specifico solo perché questo argomento non è ancora stato trattato, e allora sono dati inediti. Dove si trova questa venea corindone e clorite? Eccolo qua. Vedete questo riquadro in alto? Siamo nella... al centro della zona piemontese delle metafioliti e dei calcicisti, e qui abbiamo un dettaglio di quella carta, che è una posizione strutturalmente particolare importante, perché abbiamo un contatto tra questa unità ofiolitica in fase eclogitica e quest'altra unità ofiolitica, che è eclogitico ma è di grado più basso, che è separata da questa unità di crosta continentale che molti anni fa Kinast di Parigi, Parisiès, ha studiato in dettaglio, senza però entrare nei dettagli di queste vene. Se noi andiamo a vedere la posizione strutturale di questa unità, questa è l'immagine, questo è il disegno corrispondente all'immagine, vediamo proprio, questo è il versante destro orografico della Valtournanche, vediamo sotto l'unità eclogitica, sopra l'unità scisti blu, scisti verdi, e in mezzo questa è stata interpretata da Marco Beltrando come un allotone estensionale. Quello che è ancora più interessante è che vedete sopra esiste ancora un'altra unità, che è l'austroalpino vero e proprio, che è quella della Dame Blanche, della falda di Dame Blanche. Questa è la parete al centro del quale affiora un metagabbro stratificato con alcuni livelli che contengono le rocce a corindone di cui abbiamo parlato. Come avete un'idea, è molto difficile da località perché la parete è verticale, c'è stata un'enorme frana che ha distrutto anche un intero paese, ma alla base di questa parete, per fortuna, ci sono abbondanti resti delle rocce. Tanto perché abbiate un'idea della storia vecchia, vedete che questo qui è un metagabbro che si riconosce meglio al microscopio, a micos incrociati. Vedete che ci sono ancora relitti dei piroseni magmatici con i loro smistamenti, ma vedete che è tutta una porzione dove la deformazione è stata più attiva, che ha ridato le stesse paragenesi, ma sempre in epoca prealpina, evidentemente. Se andiamo a vedere lo spinello, vediamo all'interno dello spinello e nelle parti in cui si è stato formato delle macchie blu che sono appunto il corindone. Le rocce di cui parlerò sono delle clorititi, che sono dei livelli da decimetri a metrici all'interno di questo metagabbro, che noi riteniamo
derivino da originarie pirosseniti ricche di spinel. Non si vede solo qui, ma si vede in altre parti del mondo. Sono delle rocce scistose, di cui vedremo poi delle immagini, a grana fine con clorite, con livelli che alternano a clorite e ogbomite, un particolare ossido, magnesio clorito, ogbomite, dolomite, quindi c'è anche del carbonato, magnesio clorito, ogbomite e corindone, con spinello, relitto e carbonato. Le vene invece che tagliano questa roccia sono semplicemente a clorite di magnesio, corindone e carbonato, e vedremo poi alcune immagini. Qui vedete la roccia fogliata, i punti che sembrano degli opali, l'ogbomite, che vedremo dopo è colorata, e questa è la vena, che si riconosce subito perché sono delle vene a grana molto più grossa della roccia, che come vedete è fogliata. Queste vene non sono fogliate, hanno questo corindone con delle relazioni molto curiose con la clorite. Vedete che la clorite è idioblastica rispetto al corindone. E nella roccia vicino a queste vene ci sono dei relitti dello spinello di alta temperatura e qua l'ogbomite con i colori che si vede bene al microscopio. E poi c'è una matrice a grana molto fine che noi abbiamo studiato in dettaglio, che contiene tutta una serie di minerali, tra cui la parte chiara è il carbonato. Queste sono delle immagini al microscopio in cui si vedono gli spinelli, l'ogbomite, eccetera. E poi ci sono le immagini al RX che fanno vedere la diversa composizione. Come vedete c'è del corindone nella matrice, c'è della clorite come sempre, ci sono relitti degli spinelli e ci sono anche dei carbonati. Nella vena ci sono dei punti in cui vedete che il corindone, che si riconosce per l'alto rilievo, il colore blu, ha dei rapporti di idiomorfismo nel rispetto al carbonato che è nella parte centrale della vena, ma che è in paragenesi con questo. Se noi andiamo a vedere il corindone, vediamo che ci sono delle strane zonature chiazze, ma vedete che il nucleo è in genere meno colorato della periferia, ma quindi queste zonature ce ne sono di due tipi. Una è quella che avete visto prima, che è una zonatura di crescita, mentre questa vedete che sono delle zonature dovute alla presenza di fratture lungo le quali sono circolati dei fluidi che hanno lisciviato gli elementi che c'erano dentro, facendo perdere il colore al corindone. Se noi andiamo a vedere un po' la composizione minerale, lo spinello verde ha una zonatura, cioè è stato leggermente riequilibrato durante l'evento di alta temperatura. Il nucleo è più ricco di magnesio, la periferia è più ricca di ferro. Qui avete sotto in spinello e ercinite la composizione, tanto per avere un'idea della variazione. Poi avete l'ogbomite, questo strano spinello, non è spinello ma è parente stretto degli spinelli, è un ossido, di cui abbiamo riconosciuto due diverse generazioni. Una che è quella più abbondante, che è quella che avete visto prima dentro lo spinello verde, e un'altra invece che è più piccola, è molto più difficile da riconoscere e ha una composizione, come vedete, differente, ma c'è anche il titanio che le distingue nettamente, come vedete. Le cloriti sono tutte zonate, la composizione particolare va da questa composizione qui, che è una sceridanite, fino alla corundofillite, e quindi vedete che tutti i minerali hanno registrato una variazione di composizione con un arricchimento in ferro. Una di quelle zonature che avete visto prima, con una zonatura di crescita, è stata analizzata in corrispondenza a un profilo. Il diagramma in nero, la curva in nero è il titanio, quella in rosso è il cromo e quella in ferro è in colore verde. Noi pensavamo che fosse il cromo che dava il colore al minerale, invece vedete il cromo ha delle variazioni, ma più o meno costante. Mentre invece il crollo del titanio e la crescita del ferro è quella che dà, che toglie il colore al minerale, e quindi il corindone rientra in tutti i corindoni noti col colore blu, quasi da gemma. Io vado molto veloce perché la storia di questa roccia è molto complicata, ma non c'è ovviamente il tempo qui di entrare in dettaglio. Allora, questo è il gabbro. Vedete che c'è un'associazione magmatica di cui non tutto è stato conservato, in particolare nella cloritite, che è la cumulite ultrafemica. Poi c'è un'associazione di alta temperatura, bassa pressione, prealpina, e poi qui c'è l'evoluzione alpina, in cui avete che le diverse litologie hanno ovviamente
molte mineralogie differenti, ma ad esempio le rocce di composizione basica hanno l'onfacite e granato e sono diventate, come ci aspettavamo, delle eclogiti. Invece la roccia ultrafemica ha il corindone, la dolomite e la magnesio cloride, cioè una composizione ben precisa, manca, come vedete, l'ogbumite. E poi c'è un evento di retrocessione che è stato molto utile per ricostruire l'evoluzione metamorfica. Non entro nei dettagli della pseudosezione che abbiamo calcolato per avere un'idea delle composizioni, ma vedete che c'è un campo qua grigio che è quello che corrisponde alle condizioni metamorfiche calcolate per queste vene di cui abbiamo appena parlato. E vedete che è intorno, diciamo, a 16-17 kbar il centro e la temperatura è intorno ai 600 gradi. Qui ci sono tutte le reazioni, non vi stanco a parlarvene. Abbiamo anche cercato, visto che ci sono i carbonati, di capire se la composizione dei fluidi era solo acqua o c'era qualcos'altro. C'era sicuramente del CO2, perché se no i carbonati non si sarebbero formati, ma come vediamo, calcolandola alla pressione di ricerca rispetto alle condizioni metamorfiche, vedete che la quantità di CO2 presente, il CO2, è veramente molto bassa. Quindi abbiamo un'idea anche della composizione dei fluidi. Per inserire questo nella evoluzione della scaglia, abbiamo visto che l'evoluzione di queste vene è un'evoluzione di tipo, come vedete, retrogrado. Uno non pensa che delle vene di questa importanza si siano formate durante l'evento retrogrado, perché uno le immagina sempre in un evento progrado. Invece in questo caso gli elementi strutturali ci dicono con certezza che questa è formata durante un evento retrogrado. In Cina abbiamo visto degli esempi analoghi. Quello che è interessante e che ci conferma che probabilmente questa interpretazione è corretta è che Regis, uno degli autori di questo studio, che è stato mio studente, che ha fatto la tesi nell'eclogite della scaglia, aveva trovato due punti, le onfaciti e i granati ranzonati, e davano esattamente la parte più vecchia a queste condizioni e la parte più alta a queste condizioni. Quindi, come vedete, è molto facile in questo modo costruire traiettoria, oltre che prograda, che era quella che derivava dalle eclogiti, anche una storia retrograda, che è quella ottenuta dallo studio di queste vene. Quindi adesso noi per la scaglia di Etirol-Evats abbiamo una evoluzione metamorfica piuttosto complessa, ma piuttosto completa. Per arrivare rapidamente alle conclusioni, sono molte di più e se qualcuno ha delle domande sono pronto a rispondere. Allora, queste vene si formano durante l'evoluzione alpina in condizioni, come vedete, decompressionali. Questo direi che non ci sono alternative. Durante la formazione di reazione dei fluidi era essenzialmente acquosa, con basse percentuali di CO2. Si sono trovate due generazioni di ogbomite, che ho messo in evidenza perché l'ogbomite in genere è considerato un minerale di alta temperatura, si trova legato alle granuliti, eccetera. In questo caso una sicuramente si è formata anche durante le condizioni alpine. E l'ultima domanda che gli si pone è: questo fluido che ha operato la formazione di questo vene era un fluido che era interno o esterno? Noi abbiamo concluso che era interno per due motivi. Uno strutturale: le vene si aprono e si chiudono all'interno della roccia, quindi non ci sono evidenze di fratture che fanno entrare i fluidi. E l'altro è che tutti i minerali, compreso i carbonati, e questo non ce l'aspettavamo perché in letteratura non compare, hanno del cromo in quantità, ovviamente in tracce, ma questo abbiamo fatto uno studio al microRAM che mette in evidenza due picchi molto caratteristici che sono attribuiti al corindone, ovviamente, che ha molto più cromo, ma restano costanti in tutti i minerali, in quanto il cromo va a infilare in una posizione strutturale ben precisa che permette di ottenere quelle frequenze di vibrazione. Se qualcuno ha delle domande, sono disponibile. Volevo solo fare gli auguri ai due festeggiati, in particolare al qui presente Giorgio Vittorio, che nonostante la poca differenza di età è stato mio insegnante a Torino qualche anno fa, pochi anni fa, e a Francesco Paolo Sassi, che mi auguro di vedere presto fuori dall'ospedale, col permesso dei medici questa volta. Molte grazie.
Anzitutto congratulazioni per la bellissima presentazione, ma anche per l'avere mantenuto i tempi in una maniera perfetta. Ci sono i classici 5 minuti per domande e mi domando se qualcuno ha da porre domande. C'è il professor Cesare che inizia con le sue domande. Una curiosità, c'è qualche traccia di magnesio staurolite o di staurolite nelle vene? Nelle vene la mineralogia è estremamente semplice. Clorite, corindone, quello che avete visto, e carbonato. Sì. Nessun'altra domanda? Se non c'è nessun'altra domanda, te la faccio io, Roberto, se non ti dispiace. Avete avuto modo di verificare con un qualche metodo avanzato quale sia la valenza del ferro, che è molto interessante per valutare esattamente il colore del corindone? Sì, non abbiamo utilizzato niente ancora, ma nelle intenzioni ci sono. Nell'ogbomite, che ha anche ferro, la struttura, che tu sai che l'ogbomite è molto complessa, strati diversi, è stata fatta con il cristallo singolo da camera e ha trovato che il ferro lì dovrebbe essere tutto bivalente. Quindi io penso che anche nel caso del corindone, però uno è nella roccia, l'altro è nella vena, e non è detto che siano le stesse condizioni. Grazie. Siamo in streaming, quindi io devo attendere comunque 3 minuti per poter far proseguire lo streaming. Possibile che non ci sia altra domanda? Ecco, però no, si presenti per favore, perché io non la conosco. Marco Scambello. Quello che hai osservato in questi livelli a clorite, corindone, parte secondo te da duniti di cumulo? Credo che fossero delle duniti. Perché cioè ci sono processi metasomatici, però, che cambiano la roccia di partenza. Sicuramente ci devono essere stati, ma perché questa alternanza è molto frequente, quindi quello non doveva essere una roccia particolarmente rara. Ma tutto questo spinello verde non è un minerale che si trova nelle duniti, e quindi io penso che siano delle pirosseniti dove trovi uno spinello di quella composizione, quindi cioè ricco di molecola arcenitica. Quindi deve esserci stata perdita di silice? Sì. Sì. Okay. Il che, se ci sono delle reazioni metamorfiche, non è così, così strano. Poi lavorando sulle scisti bianchi non mi meraviglio adesso però aiuta, dei processi metasomatici. Aiuta bene a definire che fluidi entrano, oltre a diciamo acqua e CO2 doveva esserci qualcosa che probabilmente permetteva. Però il problema è questi fluidi di cui parliamo, che hanno trasformato la roccia, hanno circolato e hanno operato un processo metasomatico prima dell'evento alpino o durante l'evento alpino? E questo è il problema. C'è una domanda da parte del professor Dal Piazza. La mia non è una domanda, innanzitutto un ringraziamento a Roberto e complimenti per una splendida presentazione. Ma l'intervento è legato al fatto che Scambelluri mi ha fatto venire in mente che nel gruppo di Voltri ci sono dei gabbi con del bellissimo corindone. Bene. Sono delle rodingiti a corindone, infatti, sì. Ma anche delle rodingiti. Sì, sì, sì. Possiamo andare avanti? Siamo allora alla prossima presentazione, grazie al professor Compagnoni. La prossima presentazione è da parte del dottor Richard Spies, Microstructure in Rocks and Rock Analogues as a Key for the Understanding of the Formation Processes. 5 minuti prima della fine, avviso. Ho scelto un argomento che è molto familiare. Ho scelto un argomento molto familiare a Francesco Paolo Sassi, che è stato praticamente insegnante mio. Faccio i complimenti a Giorgio Dal Piazza. Parlerò in inglese perché questa relazione l'ho preparata in inglese, quindi io penso che chiunque parli l'inglese. E come voi potete vedere, ho aggiunto un subtitolo, cioè The Potential Information Contained in CPOs, Modeling Granulite Faces Quartz Pole Figures. Vedete che questa è una relazione con curatori Emanuele Facenda, Vincenzo Festa, e
ne parleremo della simulazione, quindi del CPO di quarzo. We all know very well the simulation of Lister and co-workers who used to simulate quartz CPOs, which means crystallographic preferred orientations, with the Taylor-Bischoff model. And most recently, Morales et al. Have used the viscoplastic self-consistent approach of Levenstrom and Tomei to model CPOs. Simulations done in that way are affected by a very important topic, and the topic is that these models do not consider the effect of dynamic recrystallization, which is obviously a main problem when we want to understand CPOs of quartz and any other which is handled during metamorphism. For that reason, we have chosen to use D-REX of Kaminsky et al., which stands for dynamic recrystallization-induced CPOs, and is written in a Fortran code. Manuele, one of the co-authors of this talk, has implemented this code with all the slip systems that are listed by Lister and Hobbs and Lister. And in this plastic deformation of a crystal aggregate is imposed by the external large-scale flow field. This means that we can handle pure shear, simple shear, uniaxial extension, uniaxial compression, or general flow, whatever we want to have. And this deformation is described by a velocity gradient tensor. Dynamic recrystallization is instead handled by estimating the dislocation density in the crystal orientation, and therefore as their rotation during deformation. It involves three parameters, which is the grain boundary mobility, which is obviously very important during recrystallization. Nucleation as effect of strain, obviously, and an additional parameter, which is grain boundary sliding. So the output code is the time derivative of the orientation distribution of the aggregate, and this can be imported in software which is MTEX of mainprice and allows to extract the orientation distribution functions, and from the orientation distribution functions we can extract the pole figures. So this is a typical input, the input of the program we used, so you can see that we can change the maximum strain, we can handle the deformation as I said before, we can change the stress exponent always within the power law creep assumption, then we can change the slip systems, we can choose the prism slip is softer than the rhomb slip, for example, in quartz, and so on, and we can handle the recrystallization parameters. So we can handle the recrystallization parameters, which is grain boundary mobility, as I said, which is the threshold volume for grain boundary sliding, and the nucleation. Now, we have we have started to see if D-REX is able to reproduce the typical CPOs which are found in granular facies terrains, and one of the most popular publication of granular facies CPOs is that going back to Lister and Dornsiepen in 1982, who summarized the CPOs published by German authors, and they showed the characteristics of the CPOs that have been measured in the granulate facies, in the deepest granulate facies of the Saxony granulate terrain.
After having done this, our second step was to simulate CPOs that we have measured with EBSD in the granulite facies lower crust of Calabria. The reason was that Vincenzo Festa, one of the co-authors, has discovered a big myelinite zone within the crust of Calabria. And inside of this shear zone, there is a remarkable strain partitioning. So we have clusters of huge garnets that form a stress-sustaining framework. And within this stress-sustaining framework, there are quartz layers interbedded that have a less smaller grains, which have a less a smaller grain size reduction than the quartz crystals, which are enveloped within the enveloping foliation. So we will discuss the CPO of three of these samples that we have taken, and the aim of modeling these CPOs was to check the information that can be extracted from CPOs. For example, what kind of slip systems have been active, because these are telling us something about the deformation temperature. What is the kinematic vorticity? This is telling us something about the deformation. So is this pure shear, simple shear, general flow, or whatever? Many of these are the typical pole figures that are observed, and Lister and Bornstein have synthesized these pole figures in that way, and they show that there are some maximum that may, because of obviously, at that time, we couldn't really understand what the slip systems were. They have hypothesized that, for example, the maximum in this position is due to prism M slip in direction A. They have hypothesized that, for example, these maxima are related to rhombs, positive and negative slip in direction A, and that the external maxima in the equatorial section of the pole figures, which are very typical for granulate facies deformation, may be related to a combination of basal A and prism C slip. And prism C slip is always an indication for granulate facies deformation. So we have tried to model one of these crossed girdles with using D-Rex, and this is a result that we have obtained. And you know that these pole figures have a large opening angle, so large as 95 degrees. And this is the input data that we have used. So we have used a prism glide in direction C, and we have we needed to use a rhomboedral slip in C plus A direction to obtain such a pole figure. And we have used a very rather low stress exponent of 2.7. And as you can see, this is kinematic vorticity is zero, which means this is a pure shear simulation. And overall, we believe that the simulation are satisfying when we compare them with what is usually measured within the granulate facies of Saxony terrain. There is a difference in the opening angle, which increases with stress, which is, or with strain actually, which is actually different from what is telling Krull, which means that the opening angle changes only as a function of temperature. We have also tried to see how these pole figures change as a function of vorticity. So we have changed the vorticity from virtually pure shear to simple shear. And what we can see is that one of the arms of the girdles gradually decreases as we increase the vorticity towards simple shear. And so such pole figures, which are
cross girdles are actually telling us that we are typically in the pure shear regime and not in the simple shear regime. To Calabria. In Calabria, Vincenzo Festa discovered close to Amaroni a huge myelonite zone that juxtaposes the granulate facies migmatitic gneisses against the felsic granulites in the deepest crust of Calabria. And this is what we see in that myelonite zone. So we can see that there is a strong strain partitioning within this myelonite. We have clusters of garnet that form the stress-sustaining framework that I spoke before, and these are enveloped by this main myelonitic foliation, which is consisting of sillimanite, biotite, garnet, and small quartz and plagioclase crystals. And when we go to the area where the deformation is stronger, so we have different degrees of deformation, then we see that in these high myelonites, the quartz grains are strongly grain size reduced, and so there is a huge difference in grain sizes within this myelonite. So if we look to the internal microstructures, then we can see that the SC fabric suggests dextral shear for all the samples we have used. And we have collected EBSD analysis within. So you can see in all of these three samples, the main foliation is always running horizontal. It is always dextral, but we have different situations in the three different samples. So we have a remnant of a quartz layer, which is actually oriented towards the compression direction of simple shear. We have in an intermediately deformed myelonite the quartz, which so shows a strain grain size, and then we have in the highest strain region we can see that the grain size of quartz is strongly reduced, the foliation is enveloping all these garnet crystals, and we will see how the EBSD data are of these three samples. So the first two samples look very similar, so we can see this cross girdle, or better, we can see the two maxima, which are in the equatorial section of the pole figures. This is the C direction, so the 0001 direction, and this is the second order and the first order prism, the poles to the second and first order prisms, which forms girdles normal to the foliation, as you can see. And in the second sample, which has a smaller quartz grain, we see that these two maxima are becoming reduced, and in but still the girdles in the prism planes continue to exist. When we go to the strongest deformed area, then we see that actually the pole figure is changing, and what we see is now that we have a girdle, a main girdle, which is not very well defined. There is a dispersion of the poles. We can still recognize the girdle of the first and second order prisms, but the data are actually rather dispersed. So this means that there must have been a second deformation mechanism, not only this location glide that has assisted this deformation. Now,
we have tried to simulate these pole figures, and this is the pole figure we have measured, and this is the pole figure we simulate with the racks. And what we can see, assuming pure shear and the 30% of shortening, we obtain a rather similar pole figure. So this is the foliation in the measured sample. This is the foliation in the simulated sample. So we can see this double maxima of the C-axis. We can see the girdles of prism planes. And we can also see that the difference between this simulation and this simulation, which is an increase in shortening, shows that this simulation much better matches the natural data, and I would say that they match the data very well. If we look to the second sample, which has this reduced, one maximum, then we can see that an increase in the strain to 50% shortening and the higher stress exponent reproduces very well this single maximum, and still the pole in the first and second order prism form these girdles. And so I would say that also in this case the simulation rather well reproduces what we can see. We have also tried to reproduce the third sample by using a kinematic vorticity of 0.5 now, so which means the relationship between pure shear and simple shear is 1:1. And we have chosen grain boundary sliding as an addition, some similarity, but we are actually not satisfied with that simulation. And for that reason, we have gone back to our simulation that we have done at the beginning. So this means we have changed the slip system. So if we choose prism slip together with positive and negative rhomb slips in direction CA, then we obtain something which is very similar, and we add also grain boundary sliding, then we obtain something which is very similar to the pole figures we have measured. Now, to come to the conclusions. Quick, so, please. We think that our simulation with Durex shows that in the Amarone shear zone formed at granular testis condition, because prism C slip is always dominant, then the pure shear dominates. Where pure shear dominates, then we have seen that the main slip systems are prism C and basal R. Pure shear has also been confirmed independently by Fest et al., which showed that general flow is the main deformation mechanism. I'm forced to close. Points, then we have finished. So. The fourth point that we can show is that the double single maxima between sample 6 and 7 are changing if we assume a higher stress exponent, which means that there was a concentration of stress. And in finally, we can conclude that increasing the vorticity to 0.5 reproduces satisfactory sample 8, although grain boundary sliding is not really satisfactorily reproduced. Overall, we think that modeling a pole figures with Durex is very satisfying, and we can extract a lot of information more than we can only do if we look to the pole figures to say, is this a dextral or a sinistral simple shear or something like that. Thank you very much. We have just in time. There is no time for any question. I shift to the next speaker, Franz Neubauer, Cretaceous Tectonics in Eastern Alps, Carpathians and the Dinarides, from a magmatic arc to microplate collision.
Many thanks. 5 minutes before the end, I... Yeah, five. Okay. I want to speak about the Cretaceous tectonics of Alps and Carpathians, and I will go a little bit out of the scale of the geology of the Alpi. I want us to speak a little bit on Carpathians. It's a great honor to me to be here for the 80th anniversary of Giorgio Vittorio D'Alpias. We estimate him very well in Austria because a real field geologist, and we are using the same sort of methods. And I have also a very good relationship for Francesco Paolo Sassi. He's a pathologist. He worked also in the Osterbein units in Alps and Carpathians. And he started to work with Eastern Europe. Eastern Europe was still closed. And therefore, he made the path for the future. What people did then afterwards in the 19th and now. Therefore, it's a great honor to me to celebrate this, this birthday. If you speak of if you speak on the Carpathian tectonics, Cretaceous tectonics, then Cretaceous tectonics you see mostly in the Osterbein units. We are now here, but here is about margin of the Eastern Alps, and all these purple units here from Eastern Alps and Carpathians shows this Cretaceous tectonics. You see it very easily in the metamorphic map. If you look to the degree of metamorphism, particularly of the age of metamorphism, this shows that the, this map of the Alpine metamorphism shows that they have here in the Ostalpine units exclusively Cretaceous metamorphism and the full cycle. You see various degrees of metamorphism, particularly if you go look this in more detail. For example, if you go across the whole Eastern Alps, then you can go from the north here to the south, and you will see an increase of metamorphism, or if you go from the south to the north, a decrease of metamorphism. From ultra-high pressure units here, very close to the southern margin, for example, the Bohoria Mountains, and then to the locations with Alpine eclogites here, in the Core and Saaralpi region, which are well known, but in several other regions similar. And then if you go further to the north, you have amphibolite facies, green schist facies here, very low grade, and then no metamorphism. And there's a very clear relationship also to the sedimentary basins, and this relationship to the sedimentary basins also is triggering me. And for example, if you look here, you have sedimentary basins, what we call Gossard-type basins in the Eastern Alps, which are post-dating or synchronous with cooling in these metamorphic units. And therefore, this is interesting. For example, to the Bohoria here and that region here, there's a well-established PT path now, and also the ages are very well known now after long work. For example, here you see the Bohoria eclogite, very beautiful rocks with kyanite, garnet, and amphotite. And the peak conditions of the Bohoria eclogites are around 30 kilobar, and the age of metamorphism is well constrained by a lot of work, of particularly of Martin Tuny, between about 93 to 90. They have a very fast cooling, but very fast cooling here. And then you have amphibolite grade metamorphism and cooling here, and the cooling path here, it's more or less late Cretaceous. It's not very clear when it actually started, but remember this age is about 85, 87 to 78. The sedimentary basins, which are shows a lot of which are coming during exhumation both in the northern part, but these are these Gossard-type basins, but look also here, you have in this region the so-called Rossfeld basin. I will show you an example. But you have the detritus of this metamorphic rocks you can find also here in the Reno-Danubian Flysch zone here in the north.
And I suppose you can find also something, but it's not validated until now, for example, here in the south, and maybe also in the Lombardy and Friche, and in the Slovenian basin here. For example, this early Cretaceous synorogenic Rossfeld basin, the location is here, outside of the metamorphic region, of the Osterpel metamorphic region, shows that they have early Cretaceous thrusting. This is well established. You have a sort of Friche basin here, and in the front of this Friche basin, different units, the detritus is deposited, which comes from different units here in this northern part of the Eastern Alps, and they have erosion and redeposition of material, including some metamorphic grains. The second thing is the exhumation. The exhumation is well established. I'll show you an example of the metamorphic map here in the southeastern corner of the Eastern Alps. These are this famous region with these exogites, with this early Cretaceous exogites here or here. But you see that a boundary which was believed to be a map, NAP boundary, a thrust boundary, you find the juxtaposition of these exogites nearly to unmetamorphic and very low-grade and low-grade metamorphism. For example, it's a very sharp contact here. And then this was identified as a low ductile, low angle normal fault. If you look in detail, this is one of the most heavily discussed location in the Eastern Alps, in the Ostalpine unit. You see here different units. This is an old field photograph. You have here the base Cretaceous Grinschisphaceous conditions. You have a phyllonite zone, and here you have unmetamorphic units on top. Therefore, you have here two steps of metamorphic breaks. Here, it's going from Grinschisphaceous to unmetamorphic. And therefore, it must be a ductile, low-angle normal fault and with the motion direction to the east. We did a lot of dating of this sort of faulting. For example, this is something here, this sort of rock. And we got always these ages very similar at, let's say, argon-argon ages of about 86. And this means deformation and ductile deformation during exhumation of this unit. This is an example from this Gurgtal NAP complex here. We have a first stage of thrusting, which was stopped to the west, and this occurred between about 90 and 110 and 90, and then you have between about 88 to 65 extension, exactly the opposite direction, and the thinning of crust, and here you have the deposition of the so-called gossotype, basins on top of the upper unit here. And this shows here the motion direction during extension. This is east, southeast. There's another example where we did also a lot of work. This is more to the east. Amphibolite great metamorphic unit here. You have a ductile low angle normal fault here, a transtensive fault zone here. Here you have exogites, and on the other side you have at the same time, deposition of sedimentary basin, the so-called Kainach-Gosau basin here. This is a subsidence curve here, and what you can see that the subsidence and extension occurred here at the same time as the as you have the cooling and ductile low angle normal faulting. These are some sort of rocks where you can see turbiditic limestones here, for example, from the base to the top, and this goes to the Campanian Maastricht here, and then the detrital detritus disappears, and then you have also some Eocene rocks on top of it. This shows the relationship of these units, and this the main message is when you have the peak conditions of exogite metamorphism at about here, and if you compare this with the sedimentary basins, you have this Rossfeld basin sphere. Here, this is older, and this means that you have thrusting, ongoing thrusting, let's say at the 120, and then you have some sort of subduction. And then afterwards, you have extension started somewhere here, and the Gosau basins are formed, and this is diachronous through time. You see it in the northern part, it's in the central part are younger, in the northern part, or in the northern Calcareous Alps, these are a little bit older.
But in the same time, you have also deposition, for example, in the Flysch zone, which is far to the north, where you have, particularly in this unit, a lot of detritus during exhumation. We dated, for example, in this northern part, you can find in the sandstones here such a mica grains and deep sea turbidites, and we found a lot of Cretaceous ages. This is the final model what we have for the Eastern Alps. We think that they have subduction and then subduction of continental crust and then the detachment of this ultra high pressure wedge from the subducted lithosphere. It starts to uplift and starts to it starts to erode at the surface, and the material was coming from the top of this unit and was deposited here. And at the same time, you have overthrusting of this unit here, this lower Ostalpine units at about 78 to 80 million years. Therefore, we have a good model, a full cycle of in the Eastern Alps. What about when you go to other units? What I learned in the last 20 years is that you have this Cretaceous history in major portions of Carpathians and in the Balkan region, and even in the Dinarides. And I will show you examples here from the Balkan, what is called here Sretnogoria. I will show you some examples from here, and which are extremely important here in that region. And one type that is well known, maybe for Austrians, from people from Romania, that you have Gosser-type basins, collapse-type basins, all over the region. You can see it here in Romania, in the Apuseni Mountains. You can see in the Southern Carpathians. I think this Red Gloria is exactly the same as in the Eastern Alps. But there are differences. I showed, for example, here in this Red Gloria, we did dating of this ductile deformation during thrusting and found always the same age, 100, about 100, and the same in South Carpathians. So, but there's a big difference. The big difference is you have a calcalkaline magmatic belt, what is called Barnardite magmatite belt. There are late Cretaceous calcalkaline and sometimes alkaline volcanic and shallow plutonic rocks, which forms this L-shaped units here. And you can find this from the Black Sea here, so Bulgaria, Serbia, Romania. And what is extremely important, always forgot in reconstruction, it crosses the Neotidian Ocean here, the Moorish ophiolite. For example, this is this unit here. Therefore, the Vardar Ocean must be already closed during when this Barnardite belt was formed. These are some how these Barnardites looks like in the field, diorite and granites and so on, many different units. There's also a relationship to mineralization, and you can see you have a motion, very different ages from about 92 to 72, if you go to all these units. But this is a long strike motion of Barnardite magmatism. You have also a motion of Barnardite intrusion across, and you can see it here. Okay, the present model is that all people relate this unit, and this is just published, to the Neotidian Ocean in the south. And I think it's not true, because I said already before that this Barnardite belt is crossing here, and this is what the people did here. That's a made an ocean part which is detached. But there's another ocean what was never really closed, and this is in the Southern Carpathians, the so-called Severin Giaflo unit. We did also a lot of age dating here, and these are the tectonostratigraphy of that region here. These are units which are formed during from late Carboniferous to early Cretaceous. Then you have Flysch here, and you have ophiolite.
and this ophiolite were overthrusted or obducted during late Cretaceous, the same time as the banatite were formed. And you can see it here, we did some age dating of flesh rocks here, some white mica, and we found some Cretaceous ages already in the four. And I think this coming from the hanging wall unit here, from this jetic, for the base of the jetic units. This is the model. You have extension here, but during late Cretaceous, you have an upmost early Cretaceous thrust here, but in the late Cretaceous, you have the deposition of this Zenaya flesh and closure of this Severin ocean, oceanic crust, which is abducted. And this means you need, this will skip, you must go to another model. And this model is the following one, it's not related to the closure of the Neotidian to the south. I made some reconstructions, which is different from previous reconstructions, and I removed, for example, back this 40 kilometers along the periodic fold, and I have here in the north an open oceanic track. That's the Severn Chiaja Ocean, which is closed during late Cretaceous. We see the Virgin Sea and the motion direction here in the south Carpathian West, similar as we have in the Eastern Alps. And I think what happened during the late Cretaceous is the closure of the Severn Chiaja Ocean and not of the Neotides. And you see it's, the Banatite Belt fits exactly where you can find this ocean along strike, not further to the west. And these are my conclusions. The late Cretaceous origin was large east-west trending. This is based on paleomagnetism and has a stable Europe-directed polarity in Cairns 2 segments, the western segment, most of the continental crust, the eastern belt subduction-related magmatism, banatite belt, and closure of the Severn Chiaja Ocean. And metamorphism, ductile thrusting started in early Cretaceous and reached the peak between 190 about at that time. Then we have over the entire area an orogenic collapse with this Gossardite basin, and the Banatite belt is most likely related to the closure of the Severn Chiaja oceanic basin and therefore a new tectonic model. So thank you very much. And thank you very much. You are perfectly on time. There is time, in fact, for one short question. Is there? Apparently not. Therefore, we shift to the next and last speak before the breakup. And it is Silvana Martin, Geologia delle Alpi, da Giorgio a Giorgio Vittorio dal Piazza. Cinque minuti prima ti avverto. Buongiorno, io non faccio una presentazione scientifica, farò una sintesi un po' della storia della famiglia Dal Piazza. Si tratta di tre generazioni che si sono succedute nell'arco di tempo superiore a un secolo. Un caso, diciamo che generazioni che si ripetono nella geologia ce ne sono, ma tre generazioni è un numero piuttosto elevato. Ma soprattutto la cosa importante è che tre Dal Piazza, con i loro collaboratori e allievi, hanno contribuito in modo fondamentale al rinnovo della geologia alpina. Vorrei ricordare Giorgio per quanto riguarda la geologia delle Alpi Venete, delle Alpi meridionali, e Giovan Battista per quanto riguarda la geologia delle Alpi orientali, e Giorgio Vittorio Dal Piazza per quanto riguarda la geologia delle Alpi occidentali. Ovviamente ciascun Dal Piazza ha in qualche modo migliorato e allargato la conoscenza. Tutti e tre sono stati professori presso l'università e in particolare al Palazzo Cavalli, che qui vedete rappresentato, che fin dal 1932 divenne sede del Museo Storico, chiamiamolo così, di Geologia e Paleontologia. Qui vediamo Giorgio Vittorio,
È il giorno della laurea, nel 1960, marzo 1960, si laurea con una tesi sul Monte Rosa e qui comincia la sua attività di ricerca che ha riguardato prevalentemente le Alpi occidentali, in particolare la Val d'Aosta, l'area del Monte Rosa e del Cervino. In particolare qui Angelo Bianchi, Castiglioni e il professor Morandini, nonché il professor Giorgio e il professor Giovan Battista. Come ho detto, l'attività di Giorgio Dal Piazza riguarda soprattutto le Alpi occidentali, però accanto all'attività geologica voglio evidenziare anche l'attività alpinistica qui in cima al Cervino e qualche intermezzo nelle Ande peruviane, nella Cordigliera Bianca. Di che cosa si è occupato Giorgio Vittorio? Probabilmente si è occupato di studiare il Monte Rosa, studiare la falda Zermatt-Sask, vediamo qui, nonché l'Austroalpino. Si è occupato di rodingiti, di mineralizzazione, di ricerche varie sulla falda, diciamo sul metamorfismo eclogitico, ha fatto anche della cartografia, ricordo la carta del glaciere Frey, non entro nel dettaglio di questo, ma voglio semplicemente ricordare che nel 1984 è stato fatto un congresso a Torino con una bellissima escursione lungo la cresta Stollenberg che si è chiuso al laboratorio Mosso, al vecchio laboratorio, questo quello ricostruito, costruito dalla regina Margherita. Dietro vediamo le punte del Sesialanzo, quindi è stata una tappa fondamentale della ricerca. Poi successivamente la ricerca nel versante meridionale della Val d'Aosta è stata sintetizzata nel foglio Châtillon e la ricerca nell'area del Cervino, nel foglio Cervino, di cui dietro vediamo uno stralcio. Voglio ricordare le giornate che abbiamo trascorso insieme a Cervinia nel 2013, in onore di Giorgio Vittorio e anche di Jean-Robert Chinaste. Entrambi sono stati miei docenti nel corso della mia carriera scolastica e voglio anche ricordarlo perché in quell'occasione Giorgio Vittorio, cioè il geologico del Cervino e della falda piemontese sottostante, qui siamo proprio nella terrazza del Plateau Rosà. Però Giorgio Vittorio non è stato il primo a lavorare nelle Alpi occidentali perché già Giovan Battista aveva cominciato la sua carriera nel 1927 con la tesi di laurea, qui vediamo la carta relativa alla tesi, nella zona della Grivola, dove aveva analizzato i rapporti tra la falda del Gran Paradiso, la falda piemontese e le digitazioni triassiche. La ricerca di Giovan Battista si inserisce in un quadro più ampio, in quell'epoca tutti si occupavano, che vediamo qui nel profilo di Argand, e dei suoi rapporti con la falda piemontese, delle intercalazioni eventualmente presenti dalla falda d'Amblance, ricoprimento sesto, entro la falda piemontese. La zona della Grivola si pone in questa posizione critica tra la falda del San Bernardo, ricoprimento quarto, e il ricoprimento quinto, Gran Paradiso e Monte Rosa. Ovviamente qui c'è un problema, perché già Termier aveva lavorato in questo settore nei primi anni del Novecento, attribuendo per esempio anche la falda piemontese al ricoprimento sesto. E voglio ancora ricordare questo lavoro sulla Grivola Metabasiti della zona della Grivola. Il Giovan Battista produsse parecchi lavori in questo periodo sotto la guida di Hermann e seguendo le indicazioni di Argand, Lujon, eccetera. Molti lavori che si chiudono nel 1929, che riguardano prevalentemente i rapporti con la falda d'Amblance. Però diventa professore a Torino a partire dal 1933 e vi rimane fino al 1942. E in quel periodo si occupa prevalentemente di fossili, studia i fossili oligocenici piemontesi, soprattutto quelli squaloidi, si dedica alla paleontologia, che era un suo hobby, si occupava di chirotteri. Però nel frattempo comincia nel 1927 il rilevamento in Alto Adige. Perché? Perché nel 1927 viene aperta la sezione di geologia, supportata dall'Istituto Idrografico, dal magistrato alle acque, scusate, per la cartografia del Triveneto. E nell'ambito di questo progetto, che sarà coordinato da Giorgio Dal Piazza, comincia il rilevamento dei fogli geologici. Quindi Giovan Battista comincia con rilevare nel foglio Bolzano, praticamente doveva essere professore a Torino, quindi era veramente un uomo multidisciplinare con molti interessi. E uno dei rilevamenti più importanti che voglio rilevare è quello dell'estremità sud-occidentale della finestra dei Tauri, dove comincia a rilevare per il foglio Vetta d'Italia, che sarà poi pubblicato nel 1930. Che cosa fa Giorgio Van Battista? Trasporta i concetti delle Alpi occidentali nelle Alpi orientali,
confronta l'assetto delle ofiolitiche, qui vediamo delle sequenze ofiolitiche dei Tauri con le sequenze delle Alpi occidentali, comincia ad osservare come la pila delle falde, vediamo qui rappresentata dalle falde profonde, questo è il Gran Veneziano, la falda del Gran Veneziano, la falda del Picco dei Tre Signori, e queste sono tutte le successioni mesozoiche o fiolitiche. Vede che la pila delle falde è deformata da grandi pieghe e comincia a strutturare un modello per spiegare questo. Qui vediamo anche la pila delle falde intrusa dai plutoni terziari da lui riconosciuti come terziari. A quel tempo non si facevano ancora le datazioni cronologiche, bisognava osservare i rapporti sul terreno, e quindi ha svolto una grande attività sul terreno. Voglio ancora ricordare che poi questo lavoro sull'estremità sud-occidentale dei Tauri è stata ripresa da Giorgio Vittorio nel Foglio Vete d'Italia, e diciamo che negli ultimi anni ha avuto anche occasione di approfondire questa ricerca lavorando per un progetto tecnico-scientifico lungo la galleria di base del Brennero, in seguito alla quale ha prodotto nuove pubblicazioni con i suoi allievi. La ricerca di Giovan Battista comunque nell'Alto Adige orientale continua e viene, diciamo, in qualche modo sintetizzata in questa memoria nel 1934, dove è pubblicata questa carta che vediamo all'estremità sud-occidentale dei Tauri, la sezione attraverso l'austroalpino, cosiddette tirolidi o austridi, fino al sudalpino o dinaridi. E vediamo qui rappresentate in queste sezioni il lavoro che è stato fatto dal punto di vista geologico, tettonico, strutturale. Come il padre, Giovan Battista, che vediamo qui con Exner, ha intrapreso tutta una serie di rapporti con gli stranieri, cioè tutta una tradizione padovana di relazioni con i colleghi svizzeri, francesi e austriaci. E Giovan Battista aveva un ottimo rapporto con Exner, con cui lavorava nei Tauri, non aveva un buonissimo rapporto con Staub, con cui ha avuto molte diatribe per quanto riguarda la suddivisione delle cosiddette tirolidi, ovvero sia dell'austroalpino, però ha avuto anche varie opportunità per confrontarsi. 5 note sono state prodotte sulle austridi, ovvero sia sulle tirolidi, per definire se erano ripartite in 3 grandi falde o 2, come sosteneva Giovan Battista. E ancora una grossa diatriba fu riguardo il plutoni permiani di Vigna, Bressanone e Montecroce, perché Staub sosteneva che questi fossero permiani, mentre Giorgio Vittorio sosteneva che fossero terziari. Avevano ragione entrambi, perché dovremmo arrivare alle datazioni per dimostrare che lungo le faglie cosiddette alpino-dinariche sono effettivamente presenti dei corpi terziari, ma che i corpi erano permiani. Quindi c'è stata questa dialettica molto importante nell'Alto Adige. Voglio ricordare che in Alto Adige ha lavorato anche il professor Sassi, che era allievo di Giovan Battista. Da partire dal 1930, il rapporto ottimo col professor Angelo Bianchi, che era suo cognato, comincia il lavoro nell'Adamello. Il lavoro dell'Adamello doveva dar luogo a una carta, che doveva essere una carta migliorativa rispetto alla carta di Salomon, a scala 1,75.000, e al lavoro di Salomon del 1908. In realtà producono una carta geologica che sarà pubblicata nel 1953, però l'obiettivo di Giovan Battista era di fare una carta al 200.000 in cui tutto l'Adamello fosse rappresentato. E cominciò questo lavoro, diciamo così, di dettaglio con Bianchi, studiando i rapporti, per esempio, rapporti intrusivi rispetto a tutte le strutture deformative. Qui vediamo i calcari di Angolo al Monte Frerone, da Giovan Battista interpretati allora come calcari di Esino. E soprattutto vediamo come essi si siano concentrati sullo studio del metamorfismo di contatto, e studio che poi sarà portato avanti da altri allievi come Callegari e da Tromsdorf e dai suoi colleghi, per capire che cosa succede ai calcari quando vengono intrusi da questi magmi. Qui vediamo la situazione al Monte Cadino. Voglio ricordare che nell'Adamello hanno lavorato in tanti, da Schiavinato, che poi divenne professore a Milano, e rettore dell'Università di Milano, di Colbertaldo, qui vediamo il professor Zanettin, questo è Schiavinato, e poi molti altri che poi hanno preso di solito, sono diventati professori nelle università italiane. Quindi è stato un laboratorio di scienza.
Voglio ancora ricordare che la ricerca sul Lagamello è stata poi ripresa da Giorgio Vittorio, partendo dalle carte prodotte da Bianchi e Giovan Battista, Job Stribitzer in questo caso, e anche il professor Callegari, che qui non è mai menzionato. Sulla base di questo sono state fatte tutta una serie di datazioni geologiche, e il convegno di Padova del 1983 è stata l'occasione per dimostrare o per far conoscere a tutti l'età cronologiche dell'Adamello. La sintesi dell'Adamello, del lavoro sull'Adamello, dal punto di vista del lavoro di Giorgio Vittorio Dal Piazza, sta nel Monfogli Monte Adamello e Malè, dove sono portate nuove datazioni fatte con gli zirconi, l'uranio piombo sugli zirconi, e nuovi dati strutturali elaborati dagli allievi di Giorgio Vittorio. Per quanto riguarda il Veneto, invece, Giorgio Vittorio parte da un'altra strada, da un'altra tradizione, dal lavoro di Giorgio. Giorgio aveva fatto, durante il quale direttore della sezione geologica di Padova, aveva prodotto 41 fogli geologici a scala 1-100.000 nel Triveneto. E questi fogli erano basati su delle tavolette fatte a mano, disegnate a mano, dai rilevatori. Qui abbiamo la tavoletta Valdobbiadene, che era stata disegnata a mano da Giorgio Dal Piazza. Qui vediamo il quadro di sintesi di queste carte. A partire dai 100.000, quindi, è stata tirata fuori una nuova carta del Veneto, e il lavoro è stato coordinato dal professor Giorgio Vittorio e pubblicato nel 1988. Voglio ricordare il foglio Feltre, emblematico, perché a questo foglio avevano partecipato uno staff eccezionale: Giovan Battista Trener, Bruno Castiglioni, Silvio Vardabasso, oltre a Giorgio Dal Piazza e a Giovan Battista. Ovviamente ricordo che Giorgio e Giovan Battista erano originari di Feltre, quindi questo foglio ha avuto un particolare significato per loro. Però il lavoro per cui è conosciuto Giorgio Dal Piazza è soprattutto, come ha ricordato poc'anzi Rinaldo Andrea, è il lavoro delle Alpi Feltrine. Lavoro fondamentale, qui vediamo i profili riportati, che vi evidenziano la struttura delle Alpi Feltrine a pieghe. Ricordo che Suez e colleghi affermavano la presenza di un sistema di fratture a nord del sistema delle Alpi Feltrine, che doveva in qualche modo ribassare tutto il sistema fino all'Adriatico. Invece Giorgio dice: no, non vedo fagli, vedo solo pieghe, ma vede delle pieghe importanti, perché sono tutte pieghe asimmetriche. Quando verrà fatto il Transalpe e i lavori strutturali successivi, mostreranno che alla base di queste pieghe ci sono i thrust, ma all'epoca lui non li poteva vedere. Quindi voglio ancora ricordare che il lavoro di Giorgio è stato importante per la definizione, per lo studio bellunese, e voglio ricordare anche che scoperse una grande anomalia nel Toarciano, nella formazione di Igne, un evento anossico che poi è stato dimostrato essere un ambiente globale. I dati del Feltrino sono stati poi ripresi e sintetizzati nel primo numero delle Memorie di Padova, pubblicato nel 1912, dove sono presentate 8 sezioni descritte in dettaglio, ciascuna con un capitolo, tra le Dolomiti e il Mar Adriatico, che evidenziano la struttura sudvergente dei thrust. Concludo con un messaggio che è stato inviato da Giorgio, qui lo vediamo al rifugio Faliera in Dolomiti, a Giorgio Vittorio, che allora era un giovane ragazzo, in merito a cosa fanno i geologi sul terreno e a che cosa gli rimane poi appiccicato per la vita. La vita del geologo è molto dura. Lo Stoppani, che fu geologo, lasciò scritto che un geologo deve camminare molto, cosa che fecero i Dal Piazza, mangiare francescanamente e dormire quando si può. Il premio di tante fatiche e sacrifici è quello spirituale, e che vale più di tutti i compensi materiali. E chiudo con questa immagine, ringraziando indirettamente Giorgio, perché non l'ho mai conosciuto, ma Giovan Battista ha riletto la mia tesi di laurea, quindi gli sono ancora grata, e Giorgio Vittorio per la passione per le Alpi che ci ha trasmesso. Grazie. Grazie Silvana di questa bella rievocazione, partendo dal fondo verso le origini, verso le radici di una dinastia di geologi che hanno effettivamente camminato molto in giro per le Alpi. Ci abbiamo tempo, circa 3 minuti, per delle domande o delle precisazioni. Quindi, se non ti dispiace, torna al tavolo e vediamo se qualcuno alza la mano. Nessuno alza la mano?
so se... Allora tocca sempre a chi presiede la riunione di fare una domanda. Dove è stata presa quella foto in cui sono presenti quattro grandi geologi contemporaneamente? Di questo è un peccato che ho fatto. Allora, lì ho fatto io un falso storico. In realtà, in origine sulla slide che mi aveva dato il professor Giorgio Vittorio era scritto che era la strada del Piccolo San Bernardo, però mi sembrava un po' improprio perché stavo parlando della Damello. Beh, effettivamente io devo dire che, pur conoscendo piuttosto bene la vita di Giuseppe Schiavinato, che sto scrivendo in questo momento, non sapevo che fosse mai andato sul Piccolo San Bernardo. Strada del Piccolo San Bernardo. Che facevano ogni anno in settembre e che furono concluse con la monografia dattiloscritta Il cristallino antico delle Alpi. Ah, la famosa quella l'ho letta quando ero giovane, molti Bianchi, anni fa. Il papà con Zanettin, Schiavinato e Callegari batterono tutte le valli delle Alpi, i campioni sono in museo. Era il periodo in cui Schiavinato evidentemente non era impegnato a fare né il rettore né il preside, perché non avrebbe avuto sicuramente il tempo di poter fare delle escursioni. La monografia dattiloscritta largamente divulgata non è stata però mai stampata. Varrebbe la pena. Comunque voglio fare solo un commento postumo. Devo dire che, riprendendo in mano questi libroni, questi libroni scritti dal professor Giovan Battista e da Giorgio e anche da Giorgio Vittorio, ho scoperto delle cose che non sapevo e che forse meriterebbero delle cose. Ho fatto delle scoperte geologiche, ecco. Perché noi pensiamo sempre di scoprire qualcosa, ma in realtà è già stato scoperto. Beh, a noi tocca casomai di riscoprire e interpretare, secondo i criteri di ora, quello che qualcuno ha interpretato in passato con criteri che noi consideriamo superati, ma che erano in realtà attualissimi al momento in cui furono enunciati. Comunque abbiamo concluso la parte iniziale di questo nostro convegno. Io spero che Franco Sassi sia ancora collegato con noi via streaming e che possa seguire anche la seconda parte, ma in questo momento non può seguire sicuramente quello che andiamo a fare, cioè dire a berci il caffè.